Esiste un modello imprenditoriale capace di ricostruire il legame tra l'economia e la società? In che modo le imprese possono promuovere uno sviluppo sostenibile? L'impresa generativa, al centro del convegno organizzato a Firenze da Confcommercio Toscana con il gruppo regionale Terziario Donna, che rappresenta le imprenditrici dei settori commercio, turismo e servizi, dovrebbe essere quella che risponde positivamente a queste domande. È l'impresa che produce crescita, ma favorendo le interazioni sociali e il rispetto per l'ambiente. Sono quelle imprese che hanno una visione, cioè che le cui azioni imprenditoriali non sono solamente rivolte al massimo profitto del giorno, ma pensano a chi verrà dopo di noi, cioè si propagano nel tempo con effetti benefici nel tempo. Se pensiamo alle nostre imprese del terziario, così strettamente collegate con i loro quartieri, con le loro città e col benessere delle stesse, stiamo già pensando a imprese generative. Per esempio, pensiamo a quelle strade in cui le vetrine si sono spente. Le imprese generative sono coloro le quali offrono un servizio sociale e non solo una semplice produzione economica. Ce ne sono già tante, spiega ancora Moica, e sono quelle collegate al contesto in cui operano. Dedicano quello che sono le loro risultanze economiche alla città, ai loro lavoratori, per esempio. Ce ne sono tante, in tutti gli ambiti, quelli turistici, quelli nei nostri settori del terziario sono già tantissime. Solo che devono essere messe a sistema, dobbiamo farne una visione, dobbiamo farne un modello, in maniera tale che si possano propagare e proliferare.